ecco, per, come esempio anche per gli altri, per i giovani, per tutti, a camminare in questa serata di solidarietà. Venezia, come sta? Che bello, che bello. Passano troppi, troppi giorni che non ci vediamo, poi allora, grazie a Dio. 24 ore, poi grazie a Dio ci vediamo più. Meno male. Gli amici, volete o no, si devono incontrare. Certo. Però lei è ancora in difetto con me. Perché mi dice questo, mi fa star male? Perché io devo incontrare questo tuo amico. Ora sta a Roma, ogni tanto. Benvenuti a tutti. Una delle attività che rende giustizia ad un sacerdote, ad un figlio di questa terra che è essenzialmente napoletano, appartiene al popolo di Napoli ed appartiene alla Chiesa di Napoli. E io con molto piacere so di poter dire che San Filippo Smaldone, a partire anche dalla titolazione di questa strada, diventerà una gloria di Napoli e una gloria della Chiesa napoletana. La storia è piena di cose importanti di questo cardinale. Non sempre abbiamo avuto la possibilità di mettere in luce come dovuto le cose belle di Napoli, sia della storia civile di Napoli, sia della storia religiosa di Napoli. Perché, come dire, storici di una cultura diversa hanno preferito non mettere in evidenza le cose belle. Certamente, Eminenza, San Filippo è un punto di orgoglio per tutti noi. È un presbitero che ritorna questa mattina a Napoli e che io mi permetto di dire ritorna a pieno titolo nella sua chiesa napoletana, perché è orgoglio di Napoli, è orgoglio del nostro mezzogiorno, è orgoglio del mondo intero, lì dove sono presenti le sue suore e dove si fa un'azione molto importante di formazione ed educazione dei bambini portatori di una disabilità perché non hanno il corretto uso della parola o perché non odono bene. Tutto questo è nato a Napoli. È nato a Napoli in un momento meraviglioso, mi consentirà Sua Eminenza di ricordare un suo illustre predecessore, il cardinale Riardo Sforza, luce e gloria della Chiesa non solo di Napoli ma di tutto il Mezzogiorno, e mi sia consentito dire che quando qualcuno ha detto, sono state dette due cose, la prima è che San Filippo forse non aveva tutti i titoli per diventare presbitero, e la seconda che San Filippo appartiene alla Chiesa pugliese. Mi permetto di ricordare solo questo: il cardinale Riardo Sforza era un porporato illuminato, colto, intelligente ed aveva chiesto il massimo alla formazione del suo clero, e quindi qualche difficoltà nasceva dalla soglia molto alta di cultura che il cardinale richiedeva ai suoi presbiteri. Nel mondo, in Italia veramente sono eccezionali. Quindi adesso Suor Ines, che è la vicaria generale della congregazione, vi dirà due parole, grazie. Leggo per evitare di essere, di prolungarmi abbastanza, perché tendo un po' alla loquacità, chiedo scusa. Eminenza Reverendissima, signor Cardinale Crescenzio Seppe, Arcivescovo di Napoli, signor Vice Sindaco, autorità civili e religiose presenti, rappresentanti dell'Associazione Missione Effata, parenti del nostro padre fondatore, amici e cari alunni, il cordiale saluto della Reverenda Madre Generale Maria Longo, la quale è stata impossibilitata ad essere qui presente in mezzo a noi per motivi sopraggiunti, ma è spiritualmente vicina. Ma non solo il saluto della madre, ma con il saluto cordiale della madre, il saluto di tutta la famiglia smaldoniana, e mi spiegherò che cosa intendo per famiglia smaldoniana. Con grande gioia, gioia spirituale, stiamo vivendo questo momento dell'intitolazione di un largo, di una piazza al nostro padre fondatore San Filippo Smaldone, proprio alla vigilia della sua festa liturgica del 4 giugno. Se il santo appartiene, facciamo questa constatazione e osservazione, se il santo appartiene alla Chiesa Universale, è pur vero che le sue radici hanno una storia e sono nate qui, si sono formate qui, in questa città partenopea,
Nella famiglia Smaldone, di cui oggi vedo una grande rappresentanza, e questo mi dà immensamente gioia. E quindi affondano le radici umane, sociali, culturali e cristiane di ogni uomo, di ciascuno di noi, affondano nel terreno della benemerita famiglia e di questa bellissima città partenopea in cui si è formato, ma affondano anche nella città salentina di Lecce, perché se pensiamo che il nostro padre fondatore ha trascorso 38 anni qui e 38 anni a Lecce, quindi l'arco della sua vita è proprio dimezzato. 38 anni a Napoli, 38 anni a Lecce, pensate un pochino com'è bello anche questa constatazione di ordine storico, anche se contingente. Si è formato anche nella città salentina di Lecce, dove il santo ha speso le sue energie di mente e di cuore nella fondazione di un'opera caritativa e sociale che è l'educazione e la promozione dei bambini sordi in un periodo storico in cui essi erano considerati handicappati psichici, furiosi, disadattati sociali, infedeli per la Chiesa, perché si pensava che i sacramenti dovessero essere amministrati sotto condizione. L'azione che porta il nome di San Filippo Smaldone svolge nel nostro territorio. Oggi c'è un momento importante e consentitemi di dire che oggi mettiamo questa tabella che ricorda il Largo San Filippo Smaldone. Io penso che come istituzione abbiamo un dovere però di rendere questo luogo più bello, perché credo che ci sia da fare molto. La settimana prossima vi do una buona notizia, finalmente approviamo il progetto per il Parco della Marinella, che verrà finanziato con fondi europei. I cantieri dovrebbero partire entro la fine dell'anno e sarà l'occasione, quello del parco di fronte, anche per riqualificare questo spazio e renderlo più bello davanti a un luogo di sofferenza, di cura, dove ci sono tanti operatori che ogni giorno dedicano con passione, con impegno, con senso civico la propria vita nei confronti di chi soffre, e qui siamo in un quartiere popolare che ha bisogno di fare sempre di più e dobbiamo fare sempre di più. Che è venuta presente con mia amica, soprattutto ringraziare Vittorio Marzuccino dell'Efora, i due giovani terribili che teniamo qui presenti, che voi conoscerete, che sono delle persone che veramente anche loro sono molto presenti verso l'istituto. Volevo ringraziare anche Luciano Capurro che la vedo lì, volevo ringraziare a Fabio Massarosa che fa parte dell'associazione Missione Effata, che guarda anche dall'altra parte del mondo, cerchiamo di fare sempre delle cose belle a favore sempre di questi bambini. E poi, credetemi, un ringraziamento particolare va anche al professor Mendoza, a tutta alla parte culturale di Napoli, l'uomo che ha scritto la poesia che è stata bellissima per i bambini. Spero di non dimenticare qualcuno, posso fare anche il singolo Romeri di Antonio Barbero, che mi ha fatto questa grazia, di Pellecchia, di Hernani, di tutto l'addetto stampa del Circolo Fossilico di Nota Cresti. Spero di non aver dimenticato, se l'ho dimenticato, però le uniche persone che voglio ringraziare, sono le ultime, per me sono le prime, è la mia famiglia. E qui presente io un ringraziamento e una preghiera la vorrei fare a una, purtroppo a una nostra parente molto stretta, Rita, che ci ha lasciato da una settimana, è presente il padre, è presente la figlia, è una persona che dedicava molto ma molto per l'istituto. La voglio ringraziare e gli mando un bacio. Sono presenti anche Riccio Colbucci, c'è presente anche quel disco del mio cugino Raimondo, c'è un po' tutti, non voglio dimenticare tutto. Adesso vorrei che il Cardinale ci possa dire solo due parole, le passo il microfono. La sua bella conclusione. Felicitazioni per tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo progetto. Filippo Smaldone, è stato detto, è un santo napoletano. E si diceva prima anche con il cardinale Riario Sforza, il quale anche lui è sulla via della santità, perché qualche mese fa sono state riconosciute dal Papa le virtù eroiche del cardinale Riario Sforza, per cui adesso non è qualcosa di più che servo di Dio, è venerabile, quindi speriamo che prima o dopo possa essere riconosciuto anche la sua canonizzazione. Ma è solo una cosa, io ho conosciuto la famiglia smaldoniana anche qui a Napoli, dove queste bravissime sorelle
continuano la missione del loro fondatore. Perché, vedete, voi anche bambine, no? Allora era un momento così difficile della società, ma che ha saputo capire, intuire una delle esigenze di quel tempo. E noi dobbiamo essere seri, perché se noi anche prendiamo sul serio la nostra vocazione cristiana, noi possiamo compiere tanti atti di carità. Perché la santità che cos'è? È mica una parola così, mica una ghiaccia. La santità sono le opere che noi riusciamo a fare. Quando una mamma fa bene la sua missione di mamma, quando una suora vive questa missione, quando si dà una carezza come negli ospedali, si assiste un ammalato, quella è la santità, che voi capite che è? Quella è la vera santità. Ecco. Allora, noi tutti, e questi bambini, quando io sono stato nell'istituto un paio di anni fa, che cosa ho visto? Va bene, hanno le loro difficoltà, però come adesso, vedete, sorridenti, siete contente, siete contente perché ci sono delle persone che vi vogliono bene, vi vogliono aiutare, vero? E allora suscitare un sorriso in questi ragazzi, in queste ragazze, ecco, è lo spirito di San Filippo Smaldone. E allora diamo una mano a tutti quanti, diamo una mano a tutti quanti, perché sull'esempio suo di San Filippo noi possiamo trasmettere. E poi dice il male, ma il bene, vedete come si diffonde, adesso le suore stanno in tutto il mondo. Però lo spirito è un po' napoletano, perché San Filippo si è fatto santa qua, madre vita, a Rossa, madre vita, San Filippo è diventato santo qua, è nato qua, e la di Napoli che l'ha fatto santo, avete capito? No. E allora noi vogliamo ringraziare anche le suore che continuano veramente nello spirito autentico di San Filippo Santo. E poi anche i discendenti naturali, insomma, pur quella faccia là, quel faccione là, e anche loro, ecco, in quanto discendenti di questo santo, anche loro vogliono continuare a testimoniare la santità del loro parente. Bene, allora io direi, facciamo una cosa, adesso, prima della benedizione, diciamo tutti in quanto, viva San Filippo Smaldone! Viva San Filippo Smaldone! Viva le suore smaldoniane! Viva le suore smaldoniane! Viva i discendenti di San Filippo Smaldone! Viva i discendenti di San Filippo Smaldone! E viva tutti i bambini e bambine che stanno nelle case di San Filippo Smaldone! Un inno su San Filippo. No, prima benedizione, ah, però. Andiamo a benedire. Ti glorifichiamo, Padre, tu solo sei santo, e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della santità, soffio che alida su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito San Filippo Smaldone, che è proposto alla comune venerazione attraverso questa targa che ricorda la sua opera di carità qui a Napoli. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando quando c'è bisogno
anche di dare la nostra vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te, dei fratelli e soprattutto di questi ragazzi e ragazze. Va che impegnandoci nell'edificare la città terrena per arricchirla dello spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.